Signori, benvenuti in un nuovo video di Mr. Bug, che come sempre sono io, non è cambiato niente. Oggi siamo in un nuovo video dove parliamo di animali. Oggi andiamo a vedere una piccola mantide italiana, che però non è una mantide religiosa, ma che è tutt'altra specie. E sto parlando della mantide nana europea. Quindi io direi di non perderci in ciance ed iniziare il video. Buona visione. La mantide che vediamo oggi non è altro che la mantide nana europea. Il nome scientifico di questa mantide è Ameles spallanzania, diffusa in Europa e anche in Nord Africa. Di conseguenza la si può trovare anche in Italia. È una mantide di piccole dimensioni che vanno circa sui 3 cm. Ed è molto molto rara da trovare rispetto alla classica mantide nostrana, che è la mantide religiosa. È stata scoperta dall'entomologo italiano Lazzaro Spallanzani, da cui ovviamente prende il nome. Ha una colorazione che varia dal verde al marrone, come l'esemplare inquadrato in video. Ha un addome molto più gonfio e cicciotto rispetto alla mantide religiosa, e il maschio lo è distinguibile per un solo fatto, che è lungo e magro e presenta lunghe ali sul corpo, mentre la femmina tenderà a essere molto più piccola e cicciottella, con ali molto molto più piccole, quasi invisibili da vedere ad occhio nudo. È una mantide molto molto bella, detta mia, e la si conosce, che si distingue dalla mantide religiosa, per molti fatti. Il primo è per l'appunto la dimensione, il quale non eccelle. La seconda sono le ali, che sono molto più piccole rispetto a quelle della mantide religiosa. E infine la si potrà distinguere dalle zampe raptatorie, che non sono altro che le zampe che hanno reso famoso la mantide religiosa. Ovvero, avrete sicuramente capito, sono le zampe che tiene in posizione che sembra che sia per pregare. Quelle lì sono le zampe raptatorie, e la si potrà distinguere perché la mantide religiosa presenterà due chiatte, una nera e una bianca sulle zampe raptatorie, cosa che, come si può ben notare, in questa specie non presenta. Di conseguenza questa qua non è una mantide religiosa. Non mi sembra che ci sia nient'altro da dire su questa mantide, anche perché per molti aspetti è praticamente simile a tutte le altre mantidi. Infatti il suo meccanismo di difesa è quello di aprire le ali e mostrare le zampe raptatorie. Il metodo di difesa crea una piccola parata di minaccia contro l'animale. Non possiede veleno e la sua bocca è troppo piccola per poter mordere la pelle umana. Di conseguenza non provoca né dolore né c'è il rischio di poter morire. Inoltre è un insetto molto molto docile e poco aggressivo, anche se quando lo si dimostra, ripeto, non è assolutamente un pericolo rilevante per l'essere umano. Detto questo, io direi che posso chiudere il video, dato che non mi sembra ci siano molte differenze. Semplicemente mostrerò qua delle foto del female e del male, quindi della femmina e del maschio. Bene, detto questo, noi possiamo concludere il video su questa piccola mantide molto rara, che merita sicuramente una foto se trovata. E noi, come sempre, ci rivediamo ad un prossimo video. Qui da Mr. Bug è tutto. Alla prossima!